Ebbene Giuseppe, è la noia. Ebbene, ti sei ritirato dalla tua Tel Aviv immaginaria? Sì, allora, qua poi dobbiamo fare tutte le cose. Intanto ho dovuto combattere col mondo per il discorso Eurovision e va bene, perché mi hanno scritto come ti sei permesso, ridicolo animale. Beh, vuol dire che ti conoscono, c'erano dei parenti. Appunto. Vabbè, scusami. Guarda, è stata una settimana piuttosto complessa, quella in cui non ci siamo sentiti, non ci sono state le chiacchiere, perché diciamo io ero preso da questo esame bruttissimo che è procedura civile, esame che non è andato bene, e quindi io eviterei di parlare perché credimi, io è da una vita che non piango, ma ho avuto una crisi di pianto. Dopo che sono tornato dall'università, è da una vita che non mi succede, quindi vuol dire che la situazione è molto critica. Svierei totalmente l'argomento, ecco. Ma no, ora io devo sempre preoccuparmi anche del tuo stato di salute. Stai bene, cioè mentalmente, o sei ancora abbastanza preso da questa situazione? Perché se vuoi le chiacchiere le fermiamo, No, le chiacchiere non le fermiamo perché sono anche terapeutiche, se, da un certo Ma punto... Ma sai che oggi è la puntata numero 10, sai cosa vuol dire? Numero tondo, 10, siamo al 22 di maggio, quindi direi che si può anche chiudere qua, baracche e burattini, volendo. Ma per quale motivo? Cioè, noi andiamo avanti fino all'estate, cioè la gente deve vedermi anche in maniche corte mentre faccio le chiacchiere, scusami. Ti si vede anche la magliettina della salute che sporge questo angolino bianco. Lo so. Era quello che cercavo di evitare, perché stavo facendo le inquadrature sovietiche affinché non si vedesse la maglietta della salute, ma sono umano anch'io, ecco. Si sa che i russi non portano mai le maniche corte, questo è risaputo, scusami. Non ho capito, scusami. I russi non portano mai le maniche corte. I russi? Sì. No, i russi, guarda, basta che ci siano 15 gradi e li vedi passeggiare per Roma a maniche corte. E io, credimi, ho avuto modo di vedere tantissimi anni fa, non lo so se fosse era sicuramente nordico, un turista in giro per il centro di Roma a gennaio, che faceva un freddo che non lo sappiamo più. A gennaio, lo sappiamo adesso a maggio, a maniche corte ma fresco come le rose. Io non... Ma guarda che loro sono in una sauna perenne, girano con gli cioccoletti insieme agli svedesi dalla mattina alla sera. Sì, che poi... Gli cioccoletti intendo le ciabatte. Sì, l'avevo capito che ti riferivi a quelli, i sandali con le calze di spugna che sono il continuativo della moda del nord Europa, bellissimo poi. Io la devo tentare questa cosa, questo discorso delle calze di spugna col sandalo la devo provare, voglio vedere che cosa si prova ad indossare delle brutture del genere. Vorrei poi capire cosa provano gli altri a vederti. Saresti un po' il re del kitsch, quindi se vuoi proprio esplodere in questo senso, secondo me dovresti provare anche in questo momento. Tu hai le calze ai piedi in questo momento. Facciamo un po' di feticismo per quei pochi malati di testa che possono interessarsi. Sì, allora io ho le calze, perché ovviamente ho le calze, però non ho i sandali. Quindi c'è una delle due cose che viene esclusa e di conseguenza non posso mostrare alle carampane che ci seguono i miei bei piedini, il mio bel 42 di piede, perché io insomma c'ho una bella zattera nonostante la mia altezza non eccelsa, ecco. Che diavolo di paragone, a quanti iscritti sei arrivato? È da un po' che non aggiorniamo il tuo status youtubaro. Ecco, rimanendo in tema di feticismo, era arrivato a 69. Ma siccome la vita è molto tocca giusta con me, sono nuovamente scesi a 68.
Tu sarai un eterno 68, questo deve essere il titolo di questa puntata. Sarai un eterno 68, Io, tra secondo l'altro, me, non ho in ancora tutti i fatto lo sensi. speciale 50 iscritti. Quello è il problema. Che io ce l'avevo pure Beh, ma... pronto lo speciale 50 iscritti e non l'ho ancora fatto. Guarda, riservatelo perché secondo me di questo passo ci ritorni, quindi è molto, secondo me, probabile che questo accada. No, vabbè, penso che la spinta eurovisiva ti abbia dato un minimo, no? Di qualche altra querela in più, anche internazionale, oltre agli insulti, che vabbè, quelli per carità sono sempre un premio, però spero che anche da questo punto di vista sia cresciuto il tuo Ma canale. guarda, finché non arriva Duncan Lawrence, il mio karaoke sulla sua arcade, direi che va tutto bene. Ma se non è arrivato nel frattempo neanche a Mahmood, quello di soldi, che l'ho fatto, te lo ricorderai, il karaoke brutto di soldi, in cui non vado per niente a tempo col clap clap. Ma come dimenticarlo? Come posso dimenticarlo? Hai un clap clap forse tra i più sfasati. Tu Ma persino neanche ad un'arena intera ad impegnarsi, ma Israele ci è neanche ad riuscita. impegnarsi. Neanche ad impegnarsi? Beh, evidentemente no. Però, guarda, a proposito di Eurovision, dato che voglio anche io inserirmi un po', dato che ormai il tuo canale batte ferro su questo, giustamente, perché solo con quello arrivano i risultati, quindi No, io direi. non è vero, perché l'ultima puntata delle chiacchiere ha ottenuto uno dei migliori risultati della nostra serie. Quindi, voglio dire, E infatti è stato sospeso, non grazie. raggiungiamo le 5.000 visualizzazioni che fa un video in cui insulto il cantante portoghese, però diciamo che nella media del nostro canale, in cui non facciamo cose, le facciamo soltanto tra di noi, i risultati sono arrivati. Bene, bene, infatti poi ci siamo sospesi una settimana. Vergogna! 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 Questa è censura, questa è grandissima censura, veramente da parte Perché tua. avrei dovuto censurarti, scusa? È censura perché qui otteniamo i risultati del popolo e il popolo viene privato del grande intrattenimento targato Canale Zero. Questo mi dispiace. Quante cavolate sto sparando oggi per arrivare a 10 minuti? No, no, Ma più del solito? questo è l'alcol, caro il mio brico casa. No, guarda che io davvero ora mi do veramente all'ippica. Mi do all'ippica, voglio crearmi un recinto e Ti buttare ricordo dentro i che cavalli. l'ultimo che ha detto che si dà all'ippica lo disse nel lontano 2008, 2007, poi 13 anni dopo si trova in predicato di fare Sanremo. Ora, tu lo dici così nel 2032 avrai la possibilità di fare Sanremo. Ma sì, ma secondo me ci sarà sempre prima Cattelan sempre, cioè Cattelan c'è ovunque. Cattelan sarà papabile nel 2021, 2022, fino al 2040, dove Sì, probabilmente glielo daranno. finché non glielo danno, giustamente, sì. Probabilmente andrà veramente così, non c'è niente da fare. No, però appunto volevo dire la mia sull'Eurovision, ma che brutto Eurovision quest'anno. Ma che brutto, brutto, brutto Eurovision. Io guarda, delle canzoni dell'ESC che riascolto poi autonomamente dopo le semifinali, perché lo voglio dire a coloro che magari non mi hanno letto mai in merito, non mi butto mai nell'Eurovision come faccio per Sanremo e guardo e sento tutto a scatola chiusa. La sera della semifinale, la prima e la seconda, io sento le canzoni. Quelle che non sento in una semifinale perché non la vedo, le sento in finale. E devo dire che quest'anno il livello è veramente basso, 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 basso. Cioè io l'unica canzone che riascolto dell'Eurovision è Mahmood Soldi. Cioè, questo è un po' il mio livello di schiaggine in merito. Non mi è piaciuta questa edizione, davvero. Non, Guarda, io io ti posso voglio dire che a ripeterla. livello di conduzione è stato molto, molto debole, molto poco interessante. Si sono limitati al compitino, quindi una nuova pietra miede non l'hai trovata da quel punto di Beh, vista. Big Pietra, io direi proprio di salutare tutti con Big Pietra, guarda, perché davvero rimane nella storia, io la voglio a casa, anzi, sì, se mi levate il cartonato di Nino D'Angelo, ecco,
Sì. Grazie. No, erano i facchini che sono arrivati da Brico. Quelli grazie. Del Brico casa, ovviamente. Io direi di chiudere, caro Fabrizio Micò. Che Andreotti, presidente? Presidente?